L'area archeologica di Piazza Madonna delle Grazie a Teramo sarà lo scenario suggestivo per la Periazzu, in programma il 3 ottobre prossimo. L'iniziativa è stata promossa dall'Azienda per gli Studi Universitari di Teramo in collaborazione tra gli altri con l'Università, la CIA Agricoltori Italiani e il FAI. Oltre alla degustazione gratuita di eccellenze del territorio e tanta buona musica, si terranno infatti visite guidate agli scavi archeologici e saranno presentati i progetti della Casa dello Studente, della Cittadella della Cultura all'interno del manicomio e il recupero del Teatro Romano. Aperitivo sì, ma con uno sguardo alla cultura e anche all'urbanistica. Sì, sarà l'occasione per inaugurare agli studenti universitari l'inizio dell'anno accademico, quindi per questo abbiamo scelto il giovedì sera, perché sono più presenti sul territorio. E poi è un invito anche agli studenti delle superiori che vogliono capire cosa sta succedendo in città, ma anche cosa offre l'università. Oltre a questo ci sta la chiusura di un progetto europeo che chiudiamo il 30 di settembre e quindi lo presentiamo alla città, che è questa passeggiata virtuale in bicicletta sulla via Cecilia, che è l'ex strada dell'80 in epoca romana, e quindi con un'immersione sia in rumori che in immagini, con la realtà aumentata in bicicletta si potrà viaggiare per 5-6 minuti in questa parte dei territori. Questo prodotto poi verrà messo su Google e quindi sarà possibile vedere da tutte le parti del mondo, e quindi cercheremo di fare promozione, come dire, del territorio. Insomma, Teramo vuole diventare sempre più una città universitaria, viva e accogliente per gli studenti che la frequentano. E intanto le immatricolazioni all'Ateneo Teramano sono in aumento, grazie anche alle nuove lauree magistrali istituite a partire da questo anno accademico. Le immatricolazioni, i primi segnali sono molto positivi, anche se, essendo immatricolazioni online, ovviamente dobbiamo pensare che ci potranno essere delle oscillazioni. Attualmente siamo a livelli superiori rispetto agli ultimi 2 anni, che a loro volta sono stati gli anni in cui abbiamo avuto il maggior numero di immatricolati. Ovviamente sulle nuove immatricolazioni in qualche modo hanno un'influenza positiva. Positiva anche le tre nuove magistrali che abbiamo attivato, e in generale, insomma, la nostra costante voglia, ricerca di collegarci sempre di più con il territorio.